Ragazzi, prima di iniziare vi volevo avvisare che in descrizione trovate il link di un canale Telegram molto molto interessante che vi permetterà di vedere partite di Serie A gratis su alcuni link che troverete nel gruppo. Dato che questo qui è un video inerente sul calcio, cioè FIFA 20, ve l'ho voluto sponsorizzare. Quindi passate al link in descrizione, io vi lascio il video, buona visione e bella! E salve a tutti ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Narazzurro390, come già sapete siamo qui per il terzo episodio della serie di FIFA 20 Road to Serie A. Ragazzi, oggi siamo col Castellammare di Stabia, sì, Castellammare di Stabia, e dovrebbe essere Juve Stabia, no? Penso. Comunque c'è un problema, sta squadra non è fortissima e quindi per andare in Serie A di sicuro ci vorranno almeno 3 anni. Quindi se questo qui sarà un episodio un po' più lungo, perdonatemi, però penso verrà minimo un quarto d'ora. Comunque cercherò di tagliarvi più parti possibili. Io le impostazioni già le sapete, ci vediamo direttamente dentro la carriera. Ci siamo signori, allora vediamo la squadra. Allora, ecco, vedi cosa vi passa? Tutti sul 65, intanto passano anche, sono tutti sul 65, raga. Allora, forte per il primo anno ce lo lascio. E Sissé, per esempio, non posso, ci sarebbe Rossi, però è troppo scarso. Canotto non è manco di ruolo, chi ci metto qua? Nessuno, dobbiamo cambiare. Ah dai, ce lo lascio, Calò è troppo scarso, quindi ci metto Buschel che andrebbe bene, Mallano troppo scarso, beh, ci mettiamo Izco ma poi al massimo lo cambiamo. Allora a destra abbiamo Vitiello che non è manco di ruolo, abbiamo Fazio e non va bene, Tonucci e Trost per il primo anno ce li lascio per forza, a sinistra dobbiamo comprare anche un terzino, prove dell'imposta ci sta. Allora, le priorità sono terzino sinistro e terzino destro, trequartista e attaccante. Metto in vendita tutti i giocatori che non ci servono e poi ci vediamo direttamente nel calciomercato. Ah ragazzi, comunque non so perché oggi non c'è il coso di FIFA, l'overlay di FIFA. Mi ha messo quello di Minecraft, la registrazione, basta macchina. Scusate, dal prossimo episodio vedo se lo riesco a rimettere. Prime due offerte di mercato, la prima è per Alessandro Mastalli, giocatore veramente che non ci interessa sinceramente, quindi per 760.000 possiamo anche venderlo, come anche Mallamo. Allora, Mastalli e Mallamo sono stati venduti, ma ci sono altre offerte, quindi una per Mezzavia, ragazzi vecchissimo che decresce, quindi vendiamolo. Altre due offerte, una per Luigi Canotto che si può assolutamente vendere perché tanto ragazzi, anzi sono pure due le offerte, accettiamole entrambe. Poi abbiamo un'offerta per Troeste, lui non si vende perché per il primo anno ci vuole lasciare titolare, almeno porta un po' di esperienza in squadra. Offerte anche per Roberto Vitiello, solo 78.000 euro perché è vecchissimo, comunque sono sempre soldi. Bene, Vitiello venduto, 3 giorni per Danilo Russo, fa niente. Poi c'è un'altra offerta per Troeste, lo blocco Troeste perché non si vende. Allora ragazzi, io direi che abbiamo venduto tanta gente, abbiamo accumulato 4 milioni e 22, non voglio vendere ancora altra gente perché sennò la squadra rimane senza giocatori. Bene, allora cerco un terzino sinistro, un terzino destro da comprare e ci vediamo sempre nell'app mercato. Intanto ragazzi siamo arrivati a una partita di Coppa Italia contro il Sassuolo. Io direi di mettere sta squadra perché è quella che abbiamo, non abbiamo ancora fatto gli acquisti, vabbè fa nulla, tanto non ci interessa la Coppa Nazionale, infatti perdiamo 4-1. Ragazzi, ho preso un terzino sinistro, un terzino destro, messi nell'hub mercato, vediamo se ci possono interessare magari. Allora, sono due giocatori del Mallorca. Allora, no, non sono tutti del Mallorca, però comunque abbiamo Simone Pinna che è un po' scarso, poi ci avevo preso Marchizza, però sono un po' scarsini loro due, quindi a questo punto ho deciso di seguire anche Coudres e Sastre che sono più forti, quindi aspettiamo il resoconto, però raga forse sono troppo forti, mi sa che ci conviene un Marchiz, però a quanto pare si è appena trasferito, poi vediamo al massimo Pin. Ah no, anche Pin attualmente viene prestito, quindi mi sa che dobbiamo cercarne ancora altri. Vabbè, vediamo per Sastre e Coudres. Perfetto, sono arrivati i secondi. Allora, Sastre è un 22 anni 71, è perfetto, Coudres è forse un po' troppo costoso. Allora, proviamo per Sastre, magari a Sastre gli possiamo offrire una contropartita, anche scarsa, va bene, basta che gliela offriamo. Gli possiamo offrire Pasquale Fazio. Poi vorrebbero 3 milioni e 4, no, allora io abbasso a 2 milioni, quindi facciamo 2 milioni, clausola 25% più Pasquale Fazio, vediamo cosa ci dicono. 2 milioni e 8, potremmo ancora abbassare però. Proviamo con 2 milioni e 2, 2 milioni e 8,
2 milioni e 4, sempre 2,8. Vabbè, raga, allora, ultima offerta, scendo a 2 milioni e 600 mila euro, vediamo cosa ci dicono e poi basta. No, sempre 2 milioni e 8. Vabbè, accettiamo, raga. Andiamo a fare il contratto per John Stastre e poi per il terzino sinistro. Aspettiamo un po' di vendere qualcun altro, dato che i soldi non sono abbastanza. Allora, di stipendio vuole un po' tantino, eh. Proviamo a levare sto bonus e abbassare quello degli ingaggi, magari a un 30.000, vediamo se si può fare. Eh no, vuole 8.300, gli posso anche dare, però il bonus di ingaggio se lo deve abbassare almeno a 38.000. Ok, grande Sastre che accetta. Raga, Coutris è un po' troppo costoso, vediamo di cercare qualcuno un pochino di più o meno costoso. Ragazzi, mancano pochi giorni alla fine del mercato, ci sarebbe ancora un terzino destro e un attaccante. Non mi è ancora arrivato il resoconto per Pezzella, che attualmente vi è in prestito. Ma come? Ma io volevo Rogerio, non Pezzella. Ah, ok, 2 giorni rimasti. Ok, vai, dai, raga. Vediamo il terzino sinistro e poi come attaccante, non lo so, mi prendo qualcuno in prestito, raga, perché, anzi, l'attaccante forse possiamo anche tenerci Sissé per il prossimo anno, però raga, almeno il trequartista, uno buono in prestito ce lo prendiamo, cerchiamo di vendere magari Elia e ci facciamo qualche soldaccio. Bene, siamo nell'ultima giornata di campionato, praticamente, nell'ultima giornata di mercato, scusate, praticamente, allora ci serve, oh, terzino sinistro, Rogerio, 21 anni e 70, no, si è appena trasferito. Cacchio, raga, mi si è pure bloccato qua il gioco, che palle. Vabbè, faccio col mouse. Contatta per il prestito, neanche me lo fa fare. Niente, raga, mi si è bloccato il joystick, idocro, porco dio. Ok, ci siamo, sono riuscita a rimettere il joystick a posto. Niente terzino sinistro, raga, non so chi comprare. Vediamo se c'è qualcuno in prestito della Bundesliga o della Premier, anzi sì, della Premier. Vediamo se c'è qualcuno in prestito. Sarebbe Cameron Ledwig in prestito. Vabbè, dai, prendiamo lui, raga, e poi come attaccante, anzi no, attaccante no, come trequartista potremmo prendere, ovviamente un giocatore. Allora, prendiamo sto terzino sinistro in prestito Cameron Ledwig, perché con Germano Mosconi là non so manco chi sia, non posso rimanere. Allora, facciamo un anno di prestito, poi l'anno prossimo compriamo un terzino più forte, raga. Oh, lo stipendio farei un 40-60, tanto 800 euro sono. 60-40, ma facciamo un bel 50-50 allora, va. Poi c'è sto Alan Brown, raga, che ho trovato. Non so effettivamente quanto possa costare. Io adesso gli offro 1.200.000 con clausola del 15%. Vediamo un po'. No, ci mandano via a casa, allora niente, raga, costa assai. Allora, raga. Ah, Germoni, Germano Mosconi, vabbè, un misto. Allora, mettiamo il signor giocatore. Ah, non è ancora arrivato. Minchia, non ci arriva, mi sa, in tempo. Raga, siamo nella merda. Abbiamo preso solamente il terzino destro. Vabbè, se ci sta per il primo anno, però il CoC, vabbè, Di Mariano cresce, dai, vabbè, 29-65 cresce Di Mariano. Raga, purtroppo niente. Per il primo anno giochiamo così, abbiamo preso Sastre, poi magari ci arriva Ludwig, non lo so. Comunque, come ultima cosa, la rosa è abbastanza lunga, beh, abbiamo 2 riserve, direi che bastano. Io direi di andare a rinnovare i contratti innanzitutto. Elia, un 750 euro ci sta, perfetto, raga, ho rinnovato i possibili. Comunque, raga, direi di simulare la partita contro il Perugia e poi simuliamo tutto l'anno. Vinciamo 2-1, Rossi si segue. Andi, ragazzi, partiamo col piede giusto. Ultime 10 ore di mercato. Ah, ma allora si potrebbe prendere anche in queste ultime ore il signor Ludwig. E infatti mi dice preso in prestito Ludwig. Allora adesso dobbiamo vedere solo se ha più, no, è un 56 Ludwig, perfetto. Avevamo già Ricci come riserva. Allora, adesso, raga, come fine mercato potrei prendere una riserva di Sassi. Tanto a centrocampo siamo pieni di riserva. Abbiamo Calò, Galvano, Di Gennaro. Quindi siamo a postissimo. In attacco abbiamo Rossi, Bifulco. Quindi perfetto. In difesa, allora facciamo così: prendiamo un difensore di riserva e un terzino destro. Vai, 2 giocatori. Ovviamente li andrò a prendere dagli svincolati, dato che ho pochi soldi. Che poi come terzino destro di riserva potevamo prendere Pinna, però non me lo fa a comprare, in prestito neanche. Vabbè, come difensore Sundaram e come terzino Ani. Dipende a partire da quanto gli possiamo dare sto Cristiano. Facciamo fine a partita 1000 euro e non andare oltre i 3000. Stessa cosa per l'altro, per Ani. Allora, raga, allora
Ani mi dice offerta contratto e poi mi dice trattativa sfumata, non so perché. Ah, Sundaram mi dice 1700 possiamo accettare. Ani mi dice trattativa sfumata, forse perché non ho fatto in tempo a accettare, perché mi dice, ah no, ho aspettato troppo, maledizione, non me ne ero accorto che era arrivata la notifica, va bene, ne prendo un altro di terzino destro. Gli ho messo pure cruciale, vabbè, giocherà a titolare. No, gli ho messo cruciale. C'è Sastre, maledizione, raga, ma quanto posso essere pirla? Gli dovevo mettere turnover. Vabbè, mo provo a rian... vabbè, pazienza, dai, speriamo che, non lo so, li faccia fare un po' un po'. Bene, Sundaram è un 59, buono per la riserva, e Rei un 63, gli ho messo cruciale, raga. Vabbè, tanto c'è Sastre che penso che farà giocare Sastre titolare, poi nel caso andiamo a vedere. Ok, vado a simulare tutto l'anno e noi ci vediamo nella prossima stagione. Ragazzi, siamo arrivati a fine anno, non ho idea di cosa possa essere successo. Io direi di vedere l'ultimo mese. Allora, vediamo cosa abbiamo fatto contro il Livorno. Abbiamo vinto 2-1 e no, già fa noni, cavolo, per 3 punti fuori dai playoff. 54. Vabbè, dai, raga, non è andata male l'anno. Sastre è cresciuto, Germoni è cresciuto. Allora, il prossimo anno cambiamo Itzko, Sissé e basta, e forse Germoni, però sta crescendo. Allora voglio vedere se ha fatto giocare di più Coso, se ha fatto giocare di più il terzino destro Rai o se ha fatto giocare di più Sastre. Allora, ne ha fatte 27 Sastre e Rai ne ha fatte 14. Ok, ha fatto giocare molto di più Sastre di Rai, meno male. Purtroppo abbiamo solo 54 di overall. Mamma mia, riunione per valutare il tuo lavoro. Mamma mia, mi sa che qua raga ci esonerano. Non vorrei, però mi sa che siamo vicini all'esonero. Spero di no, raga, spero che non mi esonerino ancora. Beh, qua mi dicono ottimo lavoro. Elia in prestito, vai, vai. Siamo sempre... Oh, 59, siamo cresciuti leggermente, grazie al prestito di Elia, mi sa. Oh, Calò venduto, offerta per Polverino, ma vendiamolo Polverino. Raga, alla fine mi hanno tenuto. Ok, ragazzi, ci vediamo nella seconda stagione. Io adesso però non la registro, la registro domani la seconda parte del video, quindi ci vediamo nella seconda parte del video. Per voi passerà un secondo, per me passerà una giornata. Bella! Perfetto, ragazzi, sono tornato per continuare la registrazione di questo fantastico video. Allora, siamo arrivati alla seconda stagione. Cosa è successo? Praticamente avevamo un sacco di giocatori in prestito e non eravamo abbastanza giocatori per tenere la squadra completa. Allora ci hanno dato un botto di svincolati e adesso abbiamo metà squadra di svincolati. Allora il portiere rimane, cioè la difesa è rimasta la nostra. Due centrocampisti anche, 1, 2, 3, 4 sono tutti svincolati. Quindi cosa facciamo in questo video? Cambiamo portiere e questi quattro svincolati qui. Allora, innanzitutto abbiamo solo 4 milioni ed è un piccolo problema. Non possiamo vendere nessuno, giustamente perché già siamo pochissimi giocatori e il più forte è Sastre. Quindi io direi innanzitutto di niente, andiamo a simulare sta partita e poi ci buttiamo direttamente nel mercato cercando di fare scambi, dato che non possiamo vendere qualcuno perché abbiamo la rosa contata. Comunque abbiamo vinto 3-1, perfetto. Raga, ho selezionato alcuni giocatori nel lab mercato. Intanto, prestito del giocatore scaduto. Ah, Ledwidge è tornato al Southampton, perfetto. Offerte per Brighton Dye che no, che rifiuterò perché Brighton Dye rimarrà anche per quest'anno. Poi l'anno prossimo la cambieremo. Intanto, che cazzo il cellulare che squilla. Allora, speriamo di vincere al torneo. Vado a simulare un po' di giorni, ragazzi, perché voglio che mi arrivino direttamente i resoconti per i giocatori che sto seguendo. Così ci vediamo direttamente nel lab mercato. Allora, mi sono arrivati finalmente i resoconti per i giocatori che stavo seguendo. Allora, come nuovo portiere volevo prendere Kevin Bazunu del Manchester City, perché adesso vedete 63, ma entro un anno, cioè ragazzi, sale di 3 o 4 all'anno, quindi è perfetto come portiere per una squadra di Serie B. Poi abbiamo come CC, volevo prendere Bernabé del City, stesso discorso di Bazunu. Come CC, delle Bashiro forse un po' troppo scarso, mi sa di sì. Comunque Bowden ci può stare. Poi come attaccante voglio prendere un big, Fabio Silva. Pinamonti non so se riusciamo a prenderlo. Comunque direi di andare su Bazunu che è la priorità. Bene, per Bazunu io direi di scambiare direttamente con il nostro portiere Danilo Russo, dato che non ci serve ma non lo vogliono, che cavolo.
E niente, dai, offriamogli sti 600.000 euro e portiamocelo a casa, dai. Eccolo qua. Andiamogli a fare sto contrattino, dai, il nostro piccolo Gavin. Allora, come ruolo squadra, ragazzi, gli do importante. Non gli do cruciale perché non servirebbe a nulla dargli cruciale, che è un 63. Comunque gli do un importante. 5 anni di contratto, mi fareste un grande favore, grande Bazzuno. Prende 1.600 al City, speriamo che accetti 2.000 qui perché comunque è una squadra più piccola, considero, ok, grande Bazzuno. Poi, ragazzi, vorrei andare su un certo Bernabé del Manchester City per metterlo come trequartista. Quindi per lui offro un milione perché il suo valore è sempre con clausola del 25%. Ah, ha accettato direttamente 1 milione, ma posso offrire di meno, ragazzi, le prossime volte. Anche a lui, ragazzi, metto importante. Sempre 5 anni, sperando che li accetta. Grande, Bernabé. 3 milioni e 50 mila di clausola. No, non ti metto la clausola di 3 milioni e 50 mila, fra. Minchia di stipendio che vuoi. Leviamogli quella clausola e va benissimo così, dai. 9 mila, ma ci sta. Grande, Bernabé. Allora, ragazzi, per ora la squadra è così. Abbiamo come trequartista il nuovo arrivato Bernabé. Poi ci cioè, dobbiamo togliere Delev e prendere un CC, che penso che sarà Bowen. E poi qui in attacco direi di prendere Pinamonti e quell'altro là, com'è che si chiamava? Pinamonti e Fabio Silva, nel caso cercheremo qualcuno di più scarso comunque. Sempre che però cresce. Allora, prendiamo questo centrocampista che può essere benissimo Bowen, che costa poco, CDCCC, anche lui stesso discorso, cresce a manetta. Proviamo a offrirgli questo attaccante qua, Ragavan, che non serve a nessuno, però non lo vogliono. Vabbè. Allora, visto che allora, stavolta gli offro 500.000, così vediamo con 500.000 cosa dicono. No, perché vale 750.000, mi accettano sempre e quindi provo a offrire di meno. Ah, stavolta ho sbagliato proprio tattica, mi sa. Allora, no. Proviamo con 950.000, dai, Bowen. 1.350.000, assai, però. Va, 1.050.000, forza. Niente, 1.350.000, assai, Bowen, come minchia, te lo devo dire. 1.150.000. Oh, raga, testa dura sto qua, ma accettiamo. Sto spendendo tutti i soldi, ragazzi, ci mancano ancora gli attaccanti. Allora, lui metto turnover perché è proprio 63, è un pochino scarsetto. Oh, 5 anni, grande Bowden. Ok, stipendio non vuole neanche assai per l'overall che ha, è perfetto. Regà, adesso ci mancano solo gli attaccanti da prendere, però abbiamo solo 1.054.000. Quindi devo cercare attaccanti sempre dello stesso overall, sempre 60, 63, che vadano comunque bene. Comunque, raga, Bowden lo mettiamo qua, ci dice, e Bushel lo avanziamo qui. Ah, mi ero dimenticato di mettere Bazunu titolare. Raga, vado avanti nel mercato e vediamo chi di questi attaccanti che ho appena selezionato, che vedrete dopo, possiamo provare a prendere. Nel frattempo siamo arrivati nella partita contro il Chiavari. Purtroppo non abbiamo una squadra fortissima, però cerchiamo comunque di fare una bella prestazione. 2-0 con Adda e Bernabé, grandissimo all'esordio il nostro Bernabé, subito si fa potente. Bene, ragazzi, ci siamo, mi sono arrivati tutti i resoconti. Allora, volevo provare a prendere questo Zaggiu del Milan, che costa 1.000.000. 8, 21 anni, 68, magari proviamo anche ad andare in scambio qualcuno. Quindi proviamo a dare in scambio direttamente questo Mosen, lo vogliono? No, che cavolo. Proviamo a dare questo Spas Delev, che non serve, manco loro vogliono lui. Niente, raga, non vogliono nessuno di quelli che sto offrendo. Allora, tanto vale che dobbiamo offrire il tutto per tutto. Proviamo con 1.200.000, con clausola del 15%, sperando che ci fanno uno sconticino quelli del Milan. Hanno accettato! Hanno accettato! Godo tantissimo, grandi. Raga, l'altro attaccante non so come riusciremo a prenderlo. Mi sa che non lo pigliamo proprio l'altro attaccante. Già sto rischiando perché forse questo qua non riesco manco a fargli il contratto. Il massimo che abbiamo noi quant'è? 9.000 e ti offro 9.000, sta giù, che cosa vuoi? Ok, 9.000 accettato. Raga, siamo rimasti senza soldi, quindi coppia d'attacco sarà Mosen, sta giù. Cioè, meglio di nulla, dai, Mosen, un 66 comunque. Comunque, come squadra di Serie B ci sta Bazunu, già sta crescendo, stessa cosa per Bowden, Bernabé lo vedremo crescere, Germoni sta crescendo, il prossimo anno ragazzi sicuro cambieremo Troest e Mosen. Comunque le riserve ce l'abbiamo, abbiamo anche tre portieri, Alderson e Russo, abbiamo anche sto Boral. Comunque in attacco riserve ci sono, Bat, Ragavan, poi a centrocampo abbiamo i vari Sangu, Bandari, che possono fungere perfettamente da centrocampisti, in difesa abbiamo Sundaram e come riserve, poi in porta abbiamo Alderson, Russo e pure Boral. Abbiamo quattro portieri. Ragazzi, io vado a simulare anche quest'anno sperando che riusciamo ad arrivare almeno ai playoff.
anche se con sta squadretta non so, la vedo un po' difficile. Noi ci proviamo, simuliamo intanto la prima partita contro il Salerno, giusto per provare. Perdiamo 3-0. Vabbè, io non dico niente, siamo 69 di overall, speriamo solamente di non essere esonerati. Raga, noi ci proviamo e andiamo a simulare anche quest'anno. Raga, doveva arrivare anche questo giorno. Ma io dico, no, ho capito che la squadra non era fortissima, però non era neanche da esonero, ragazzi, cioè avevamo comprato il Bernabé, Saggiù, cioè le riserve ce l'avevamo pure, io non capisco, raga, come cavolo è che ogni volta dobbiamo essere esonerati. Su 3 episodi, questa è la seconda volta che veniamo esonerati. Ma cosa ho sbagliato? Ma voglio accettare l'incarico del Trapani e vedere proprio a che punto stavamo. Cioè eravamo 15esimi, non eravamo manco in zona di pericolo. Ok, 5 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte. Cioè non era neanche troppo brutta la squadra. No, non ci credo che il Trapani abbia pianito. Quanto tempo che non lo vedevo Jonathan Biabiani. E niente raga, purtroppo anche questo episodio è andato male, cercheremo di farci una ragione. Quindi vi lascio la classifica qui sotto della classifica. E quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie per esserci stati anche in questo video. Ci vediamo al quarto episodio, che sarà con la quarta squadra in ordine cronologico. Lasciate un bel like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale. Vi saluto, ci vediamo alla prossima. Bella raga.